Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come ogni lunedì alle 14 siamo tornati su PES 2016 e come vi avevo detto nello scorso episodio, oggi siamo al sorteggio della squadra della Coppa America, che sarà diverso da quello che ho fatto per Euro 2016. Infatti ad oggi selezionerò le squadre sempre con abbinando un numero, solo che alla fine sarà Siri dell'iPhone a scegliere quale squadra andrò ad utilizzare. Allora, senza che vi faccia vedere schemi o altro, perdiamo tempo. Allora, le squadre che selezionerò sono l'Argentina, al quale è abbinato il numero 4, il Brasile, al quale è abbinato il numero 1, il Cile, al quale è abbinato il numero 3, la Colombia, al quale è abbinato il numero 6, e infine l'Uruguay, al quale è abbinato il numero 9. Ok ragazzi, andiamo ad attivare Siri. Ciao Siri. Ciao Francesco. Mi hai risposto. Ok, andiamo a tirare il dado. Tira dado da 1 a 10. Tira dado. Hai fatto questa volta? Ho fatto 2. Ragazzi, nessuna squadra è abbinata al numero 2, quindi devo riprovare. Tira dado da 1 a 10. Sei stavolta. Ragazzi, ve lo faccio anche vedere. Sei stavolta. Il numero 6 è abbinato alla Colombia. Il numero 6, ragazzi, è abbinato alla Colombia. Quindi prenderemo la Colombia per questa Coppa America. Ok ragazzi, questo è il tabellone. Come vedete qui si parte subito dai quarti. Quindi noi andremo a ora fare in maniera casuale. Vedremo con chi ci abbinerà. Spingo il quadrato. Eccoci qui ragazzi. Colombia, Uruguay. Subito quindi partitone che fra poco andremo a vedere insieme. Ok ragazzi, eccoci qui, siamo contro l'Uruguay, bellissimo, qui fanno vedere le statistiche. Vedete, in attacco noi abbiamo 83 di potenziale, l'Uruguay 88, a centrocampo 83 e invece l'Uruguay 76, quindi a centrocampo siamo più forti. E in difesa siamo più deboli, perché noi abbiamo 76 di overall e l'Uruguay 80. È una partita molto ostica. Andiamo a vedere le formazioni. Ok ragazzi, eccoci nelle formazioni. Io ho messo Bacca al posto di Jackson Martinez e Falcao. Poi abbiamo James Rodriguez, Guarín, Sanchez e Cuadrado a centrocampo, Armero, Murillo, Zapata, Zuniga in difesa e Ospina in porta. L'Uruguay risponde con Suarez e Cavani, Ramirez, Gonzalez, Rodiero e Arrascaeta a centrocampo, poi Cáceres, Godín, Jiménez, Maxi Lopez in difesa e infine Muslera in porta. Ok ragazzi, andiamo subito in questo match interessantissimo e molto molto difficile. Eccoci qui ragazzi, partita che saprà avere inizio, partendo noi la prima palla. Non c'è con Zuniga. Proviamo il tiro di Zuniga, subito parata. Adesso Armero. Armero può provare il tiro! Fuori di pochissimo. Vicinissimo al gol con la nostra Colombia. Non è dentro. Cross, attenzione. Colpo di testa e gol. Passiamo in vantaggio. Subito la Colombia. Con Radamel Falcao, ragazzi, siamo in vantaggio. Ecco qui la sostanza. Guardate qui, fa il cross di Zuniga, vedete qui. Ecco qui, cross di Zuniga, molto bello, guardate Falcao. In anticipo di testa, grande gol, 1-0 per noi. Non è dentro allora. Arriva qua, tiro di James Rodriguez, parata. Dobbiamo batterla, vediamo se riusciamo a fare gol. Assolutamente evitare di concedere gol, altrimenti si mette. Ragazzi, non so perché. Un tiro fuori, ma non so perché. Ho spinto pochissimo, ho caricato quasi tutta la barra. Ho spinto veramente piano. Attenzione ancora qui. Il tiro l'ha parata. Stiamo giocando benissimo. Batta. Vicino a 2-0. Allora facciamo provare il tiro. Dalla distanza, tiro di Sanchez parato. E finisce il primo tempo. Ragazzi, un primo tempo dominato. Non me l'aspettavo così forte la Colombia. Ma abbiamo veramente dominato. L'Uruguay per ora sta soltanto soffrendo. Vediamo come andrà il secondo tempo. Ecco qui, guardate le statistiche: 9 tiri a 0. Se ne può, non è messo dentro dall'Uruguay. Se ne può, avanza molto bene. Ancora Pablo. Pablo Armero. Guardate che scatto, ragazzi. Che progressione Pablo. Ora e mezzo. Guarín la mette dentro. Colpo di testa provato, nulla da fare. Poi proviamo il tiro al volo, bellissimo. Fuori. Attenzione all'Uruguay verso Suarez. Sbaglia tutto qua. Armero, attenzione, Suarez.
Può provare il tiro, rimane lì Cavani. Per fortuna è fuori gioco, ragazzi. Se sarebbe stato il pareggio, c'era il fuori gioco. Falcao, lunga palla, benissimo Falcao. Vada dentro, il palo pieno, poi il tiro, il 2-0. Cosa aveva sbagliato? Fatta, ragazzi. Cosa aveva sbagliato? Fatta. Ecco qua ancora lui. Ad me Falcao, doppietta. Qui vediamo tutto, però raccio non lo so, non penso bene, non lo guai. Io ho visto un Bacca che stava scattando. Porta a colpo sicuro, fallo, incredibile, perché forse non ha raddoppiato. 2-0 per noi. Signora, l'Uruguay. Uruguay il tiro, la parata di Ospina. Subito reazione dell'Uruguay. Qua Zapata in anticipo. Si fa togliere palla Zapata, molto molto super cruciale. Attenzione qui, pallone che filtra. Mettiamola fuori, via 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 via. Attenzione ancora all'Uruguay. Pallone dentro di Cavani, che cosa ha sbagliato ragazzi, per fortuna. Siamo ancora all'Uruguay, pallone ancora dentro. Edison Cavani e Ospina. L'Uruguay sta pressando tantissimo. Attenzione angolo, pallone messo lì. Palla che ricarambola. Attenzione al tiro di Cavani, il gol. 2-1 ragazzi, detto, stanno pressando tantissimo. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio. Qui vediamo tutte, guardate qui. Vedete Martin Casares che è avanzato, guardate Cavani, si è girato. Fermo Murillo. Poi provato con, guardate, Zapata ha sbagliato Murillo pure e il gol del 2-1. Dobbiamo fare ora molta attenzione. Sono Quadrado. Cross dentro, colpo di testa mancato. Vediamo se ora fischia l'arbitro, sì. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, 2-1. Dopo un primo tempo dominato, secondo tempo invece molto più combattuto. Guardate lì Suarez che voleva mordere qualcuno, per fortuna non ha morso nessuno. Dunque 2-1 per noi, andiamo avanti. Queste sono le statistiche finali, 14 di noi e 7 di Uruguay, tutti fatti nel secondo tempo. Ok ragazzi, allora eccoci nel tabellone del torneo. Gli Stati Uniti hanno vinto 4-0 contro la Giamaica, quindi avanzano. Il Panama ha perso contro l'Ecuador, quindi il primo quarto di finale sarà Stati Uniti-Ecuador. Poi il Messico ha battuto il Venezuela e l'Argentina ha battuto il Perù, quindi il secondo quarto di finale sarà Messico-Argentina. Poi avremo Colombia contro Cile, che ha battuto il Brasile, quindi un quarto di finale veramente molto molto ostico. Ed infine avremo Bolivia contro Paraguay. Okay, quindi ragazzi, nel prossimo episodio andremo a vedere insieme il quarto di finale contro il Cile. Ok ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like per sostenere questa serie, commentate facendomi sapere quali sono i vostri pensieri, se vi è piaciuta la scelta random della Colombia o qualsiasi cosa volete dirmi, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, consigliate ai vostri amici, condividete questo video, qui sotto come sempre trovate tutti i miei social network, noi ci vediamo lunedì prossimo per il quarto di finale contro Cile, sempre alle 14, qui da Angelo 83 è tutto e ciao gamers!